I don't know if I think we found our car in the special fields. Adesso aspettiamo che arrivi la gente. Prima di tutto volevo modificare una cosa. Allora, devo togliere banner. Vabbè. Ciao a tutti, allora Diego, ho fatto la premiere prima, la nuova funzione di YouTube, ma sinceramente non ho capito bene, fai un videetto di un minuto e mezzo e per cosa? Almeno mettimi un sistema che posso fare la live da lì. Non lo so. Vale. Allora, sì, farfalle. Era un clickbait, ovviamente, che ho detto che erano farfalle vere, invece è una pasta americana, non so se c'è in Italia, che si chiama farfalle, è molto buona, utilizzano una pianta tipicamente americana, si chiama spinach, e poi una cosa giallina che si fa col latte che viene chiamato formaggio, non so se in Italia esiste, buonissimo, ve lo consiglio. Allora, sentiamo. Ciao, Subisci. In questi giorni sono stato molto impegnato. Bakery Expert ha messo sul suo profilo di Instagram la foto del visto sul passaporto con tutti i numeri di serie. Ovviamente siamo tutti bravi. Ovviamente non faremo un furto d'identità. Ma giù commenti. Tappeto. La mano sta malissimo. Guardate. Già levata, olè. Poi abbiamo visto Bakery. Bakery è grande. Io pensavo che era un bambino. Invece no. È vecchio. Molto. Ciao Sky Black Dark YouTube, non stai bene con la testa? Vabbè, ciao. Torna a salutarci, torna, iscriviti al canale. Ho fatto a pugni. Perché adesso potete vedere che io non è che sono bravo, sono cattivissimo. Ho fatto a pugni come una bambola. Scusa, sono andato sul sito, l'ho affittata 3 ore. Questa arriva, tutta faccio io, vado qui, vado, bam! Amico mio, il mercato delle bambole è esploso. Certo, una bambola dà un po' di più di problemi, eh. Ma cosa hai fatto quella mano? Ho dato pugni. Non mi frega più, la prossima volta porto il coltello, in caso esco il coltello a scatto. Mi saluti Francesca Piazzola dalla Puglia, grazie. Salutiamo un certo Francesca Piazzola dalla Puglia. Salutate. Martedì vengo in America per vacanza. Olè. Che città vai di bello? Se vai a Marina del Rey, conosco uno che ti farà fare un giro in barca. E poi ti darà anche da dormire a gratis, in Marina.
Allora, niente, New York non ci sta. Subisci. Subisci, te potresti andare a fare il giro in barca, eh? Te devi solo ammiccarti da Bilzerian e prima o tardi finirai su quella barca con ste cose di fuori. Terribile. Per quella barca si sa cosa succede. L'occhio vigile ha capito tutto. Da me a Naples. Uè, che barca! Dopo aggiustiti lo stomaco con le liquirizie. Ho finito le liquirizie. Allora. Succede una cosa magica. È la barca di Porky's, secondo me. Io mangio tutto confezionato, eh? Tutti i giorni, cioè al pomeriggio confezionato nel forno microonde, alla sera vado sempre, sempre, solamente a mangiare McDonald's. Ok, diciamolo così finiamo con le solite supposizioni. Buonissime. Mangio sempre, no, ieri sono andato a mangiare i sushi. Me l'ha pagato un collega. Adesso vi racconto questi sushi. È un all you can eat, ma non l'all you can eat che vai te e pigli. Praticamente ti portano il menù come se fosse un cinese normale, giapponese, cinese uguale. Segni su un libricino tutti quelli che vuoi, massimo 8 alla volta. Puoi scegliere anche cose tipo fritte, tempura. Loro lo vanno, le fanno e te le portano. Facendole sul momento, ad esempio, le cose fritte erano caldissime. Quindi, devo dire, non era male. $11 però, eh? Inizia a costicchiare. $11. Sanno tutti che il cibo confezionato è più salutare di quello fresco. In Italia non abbiamo capito niente. Ma infatti, ma scusa, ma chi è che va a comprare, a mangiare la pizza al forno, alla pizzeria? Si fanno quelle congelate a casa che sono più genuine, eh? E basta, finito. L'unica pecca di queste cose è che sono troppo piccoli. Questo sarà al massimo 300 calorie. Non c'è. Non lo so, da qualche parte c'è. Va bene, quindi praticamente il mio pranzo è già finito. Adesso fino a stasera, niente. Avete visto il servizio delle Iene, quello di Facebook? E adesso praticamente tutta la gente viene sul mio sito e sul mio video che io spiegavo esattamente la stessa cosa. E infatti ieri ho fatto un stracasino di visualizzazioni anche sul sito web, che di solito avevo la media di 30 persone al giorno. Sito web è miracojax.com, venite tutti. Nel forno di casa, ma poi nel forno di casa la cottura è migliore. Vuoi mettere un forno a legna? Il forno a legna funziona con la... bruci la legna. La legna fa un fumo che se non ha la cappa fumaria poi va nel cibo e inquina. Insomma, inquina e fa male, fa malissimo. Fa malissimo. Infatti a New York vogliono vietare tutti i forni, tutte le pizzerie col forno a legna, a meno che abbiano dei filtri speciali. E presto, adesso non ve lo dico perché c'è il business, faranno problemi anche con le caldaie a pellet, perché fanno malissimo. L'ho letto io su 4 ruote. Allora, sì, the menu is done. We got typo on the homepage. I don't know how to fix. Which homepage?
page. It says worship. There? Yeah. How do you edit that? So you go there. It's a page. So you edit the page. And then there is here, work. Okay. All right. Okay. So the banner text done. Easy. Awesome. Olé. Okay. Done. And then testimonials that they're doing something funky. They're not, they're just listing them all. Huh. If you go to that page, Singing Seniors. Singing Senior. All right. See how they're all listing them? All right, I will check it. Thank you. Thanks for sticking with me on this one. All right. It's been so darn confusing. Proprio adesso che sto facendo una live! Allora, voi parlate tra di voi, che io devo guardare un attimo questa cosa. Testimonio. E questa è Kelly. Cosa sto bevendo? Sto bevendo un tè fatto da due... dopo vi faccio vedere le scatole. Uno è al melograno e uno è... non me lo ricordo. Roteto. Saluti da Marcello e Elena, siamo amicissimi al pomodoro. Ciao. Oggi ho visto il servizio delle Iene che facevano vedere un quartiere di Suburra, Laurentina 38. Hai capito? Non si sta molto bene a Laurentina 38. Allora tu pensate. Allora, volevo vedere. Praticamente, allora, voi parlate tra di voi. Fatemi guardare un attimo questo codice malevolo. Che non funziona, perché lei non sa fare un cavolo questa qui, no? E allora, mi incasina sempre i miei bellissimi projects. Non so perché non funziona. La vita ha voluto che questo rotator se non funzionasse e io l'accetto. Facciamolo stile nato straniero. La vita ha voluto così, va bene, che problema c'è? Cliente, il sito non funziona, la vita l'ha voluto così. Questo sito c'ha 50 pagine, abbiamo speso un casino di soldi e sapete, adesso dovete indovinare di che cosa tratta la compagnia, eh? Allora, una compagnia dove si fanno un sacco di soldi sull'incredulità popolare, ma totalmente legale. Non pagano le tasse. In Italia non ci sono. Quindi, in Italia non ci sono. Non pagano le tasse e si basano sull'incredulità popolare. Di che cosa stiamo parlando? Via il cronometro! Io guardo qua, Singing, come chiamo? Ma che... hai incasinato tutto! Ma cosa? Destroyed everything! Signor... Ma io mi domando, ma hai incasinato tutto? Adesso ti spacco la faccia. Com'è il tempo? Nuvoloso. Non ti devi disperare, Scientology. Scientology fuochino.
funziona bene. Evidentemente c'è qualche problema nel qualcosa ha spataccato, perché era un orologio svizzero questo sito web, e invece adesso è un orologio cinese. È un Samsung Gear adesso. Perché non funziona più? Funzionava stramega. Allora, secondo me il testimonial lo dobbiamo togliere, perché non funziona. Poi perché hai inserito in questa cosa in questa maniera? Sopranos, altos, vabbè, togliamolo, vediamo fra te, perché io so cosa ha fatto. Lei ha inserito codice così a culo. Ok, ora frate, ma vabbè, ma dai, chiesa cristiana avvenenza del servizio. È una chiesa, sì, è una chiesa metodista, insomma. Che le chiese non so se pagano, non pagano nessun tipo di tassa, secondo me qualcosa pagano, ma proprio a livello pochissime, Poi si basano su queste persone, sì, il santo, l'acqua di San Gennaro, il sangue di San Gennaro, la Madonnina che piange, e in Italia queste cose non ci sono, non è ancora un business affermato proprio, tanto da avere il sito web, le pubblicità sui giornali. Ma dove lì in America, in Florida? A chi non è iscritto, giusto. Allora fammi vedere un po', perché qua mi ha incasinato. Testimonial. Io penso che se li devo andare a chiedere. Just create a page just for the cover page.
watch that. Alright, sono tornato. Anche pagano una mezza immobile. Mia copapita, già mio. Hai deciso cosa di comprare al Black Friday? No, niente. Volevo provare anch'io queste bambole gonfiate. No, bambole, le bambole. Volevo anch'io una bambola. Io e Pepita ieri sera abbiamo guardato. Stavamo pensando il maschio Aaron, che sempre servire. E poi Mickey e Aaron. Ma il sito delle bambole l'avete visto? Adesso ve lo dico, Voi dite che non vi dico mai niente. Allora, Agostino Lancelotti ne ha già comprate 4, Dovete andare su lovegameitalia.it. 5! Facciamo uno scambismo. Ma non parliamo di queste cose, che c'è Bakery Expert che è minorenne, quindi non capirebbe, non capisce niente. Va bene, va bene. I miei occhiali firmo? Allora, non vedo niente. Adesso vedo tutto. Il Canada è tra i luoghi migliori per minare Bitcoin, lo sapevi? E sai perché? Non lo so perché. Sapevo che il Canada ha legalizzato le droghe leggere ieri. E Mirko, la vedi la pace fiscale? No, non la vedo. Ha legalizzato la droga leggera ieri, ma io ho guardato che anche in Florida stanno parlando molto. Secondo me per il 2020 ce l'abbiamo anche noi. Già nel 2018, adesso novembre che si vota, vogliono far passare, ma poi quando passa, metti pure che passi, dopo c'è sempre un anno di attesa che arrivi proprio nei negozi, Quindi dovrò aspettare altri 2 anni prima che mi potrò drogare. Però comunque dovete sapere che è tutto una droga, il caffè è una droga, l'alloro è una droga. E i fiori sono una droga, e le sigarette è una droga, e il caffè è una droga. E il rosmarino è una droga. Che film è? Era il demone scimmia. E devo dire che il demone scimmia è stato riabilitato. E anche l'alloro è una droga. Ciao Dennis. Ciao Alfa. Finalmente ce l'hai fatta. Hai fatto un'offerta per Panama City? No, non ho fatto nulla. Oppure ho fatto, ma non lo vengo certo a dire a voi, perché se io dicessi, guardate amici, ho donato $300 a Panama, il karma capisce e non ti dà niente in ritorno. Invece ti devi donare senza dire niente, allora sì che vai in fuori e trovi $10,000 per terra. Allora, rispondiamo al telefono. Allora, Smirco. Vai. Yes. Of the where is that? The link I sent you. Oshin. Yes. All right. I don't know exactly that one, but it must be one of this one.
But they, you need to find one of the demos showing below. They, it's similar because no, then you have the name. You have the name. So when you install the demo, you can select version number 23, and so everything will set up like that. And then you remove the stuff that you don't like. That's the way. It's very, it's not super easy, but it's easy. No, it's one that contain all of them. Yes, you can have all these. Yeah, it's very cool. It's very many, many options. Yeah. All right. See you later. Bye-bye. Allora, chi è che scassa che mi chiama fuori dall'area? Hello? Chi è? Ha messo giù. Chi sarà stato? Voglio il nome domani mattina. Altrimenti non mi metti di rete mai più. Allora, ciao Mirko, mi collego solo ora. Senza gossip, senza dissing in questo canale, è tutto pizzing. Volete un gossip bello? Allora, una cosa bellissima. A novembre, l'8 di novembre, ritorna una nostra amicizia che aveva lasciato gli Stati Uniti per cercare fortuna in Europa. Ritornerà! E saremmo ad aspettarlo con un calorosissimo benvenuto. Poi non posso annunciare niente. Faremo a vedere. Season 3 o 4. Mi ricordo che è una droga, e il caffè è una droga, e le sigarette sono una droga, e il sale è una droga, il pepe è una droga, tutto una droga. E adesso a me mi piacerebbe cantare una canzone. O partigiano, portami via, via, via. O partigiano, che film è, che film è? Non è un film, è la vita. Il filosofo della zanzara che fa questa canzone. Comunque mi dite che sono comunista. Guardate, non ho neanche la maglietta rossa oggi. Non ho neanche le mutande rosse, le calze rosse, l'orologio rosso, niente. Ah, comunque ho visto una cosa su internet. La facciamo subito. Prendiamo il nostro bellissimo orologio Xiaomi. Link in descrizione, compatelo tutti. Lo attacchiamo a questo coso e misuriamo il battito cardiaco. Allora. Chissà questo rotolino che battito cardiaco avrà. Il battito cardiaco è una droga. Ah, non funziona! Come mai? Su internet impazza il video virale che questo funziona. Adesso lo facciamo. L'ho visto che lo fanno sul rotolo della carta igienica. Perché per misurare il battito, questi orologi qua, non certo l'iPhone, le Apple Watch, utilizzano un fascio di luce verde che viene assorbita dal sangue, e se il battito è molto alto viene assorbita di più, e quindi non è una questione di che sente niente, solo ecco 51 bisogna portarlo al dottore perché ha pressione. No, ah, qui
le pulsazioni un po' basse, 51, guardate che si muore a 51, amico, mangi troppi carboidrati, calorie. Adesso proviamo me. Ok. Vabbè, mi sto misurando, Facciamo anche quello dell'Apple Watch. Come che si va? Lo partigiano, portami via. Ah, eccolo qua. 70. 70 pulsazioni al minuto. Ok? Ok, frate, ci siamo? Comunque, il destino è voluto così. Apple Watch. Vediamo l'Apple Watch quanto fa. 76. Quindi questo 70, questo 50. Vabbè. Va bene. Dal tuo ufficio ce n'è la porta. Non c'è. Quando ci fai una live della tua piscina? Quando avrò la piscina? Quando avrò una piscina mia? Se vado in un hotel, sai quante piscine ci sono? Me frega. Se vado in affitto e io voglio una piscina mia, allora sì, lì. Sei bello, sei bello. Come si chiama il tuo parrucchiere? No, non c'ha nome. Il parrucchiere in America funziona così. Vai, metti il nome e poi uno a caso arriva, perché il mio parrucchiere, in ci sono 10 parrucchieri, no? E basta. Adesso metti i baffi. Siccome molti dicono che assomiglio a Rocco Siffredi, mi sono comprato i baffi, no? A Freddie Mercury. Mi sono comprato sti baffi finti che vi voglio cantare subito una song. Non si neanche si staccano. Vi canterò O Partigiano. Ma che cavolo di... Li ho presi al Dollar Store, quindi si vede la qualità. Non si riesce qua. Manco a spaccare. Come on. Dobbiamo metterci gli occhiali. Dobbiamo trovare il punto di stacco di sti cavolo. Si apre Malta. Ecco. Oh. Allora, com'è? Com'è una canzone? Anybody say somebody to... No. Devo avere l'autotune. Is anybody find me? Olè. Stai. Ah.
adesso vi canto l'altra canzone di Freddie Mercury. Allora, fatemi vedere le parole. Queen lyrics. Ci anzi, ci vorrebbe la colonna sonora di sottofondo. Ah, ma se sta qualcosa mi sa che non ce la si va. Ma questo non va bene, se lo fai. A posto. E questo fuffa, non so se la musica l'avete sentita. Volevamo questo. Facciamoci un altro baffo. Io adesso vi faccio il baffo e voi dovete individuare il personaggio. Allora, attenzione, mano sul pulsante e no, voi da casa non suggerite. Dal pubblico non suggerite. Aspetta, lo devo sempre scocciare. Trottola, ma che li fanno? Ma come li fanno sti baffi che non si staccano mai? Allora, mano sul pulsante. Ecco, fate la prova sul pulsante. Prima la signora Dennis, prima la signora, il signore Dennis, poi il signor Pietro. Allora, il prossimo spostante va bene. Poi la signora Subisci. Signora Subisci, il mano sul pulsante. Come on. Manco con gli occhiali riesco a capire dove cavolo si aprono sti baffi di merda. No. Somebody to love. Ecco. Non gli abbiamo fatta, non gli abbiamo fatta. Che rompi, cavolo. Non si è staccato. Porca palitta, porca palitta. Come dice coso. Ah, ce l'ho fatta! Allora, chi sono? Avete 5 secondi, mano sul pulsante. 3, 2, 1. Bravissimi! Era Charlie Chaplin. Adesso li togliamo, prima che, vabbè, ovviamente le screenshotate sono già state fatte. Adesso mi rimetto questi. Era Charlie Chaplin, bravissimo Dennis Scialfa. Noi non faremo mai
questi giochetti controversi. Oh. Pronto, pronto. Adesso io le faccio vedere a Mary Fisher. Adesso gli faccio l'intonazione della canzone, che lei dice sempre che assomiglio a Freddie Mercury. Gli occhiali. Freddie Mercury non aveva gli occhiali. Freddie Mercury era più magro qui. Oh, basta, dopo andiamo a lavorare seriamente, eh. Che mi avete fatto bighillunare tutto il giorno. Comunque questo qui è bellissimo, un dollaro. Un coming. E domani arrivano 20 kilos da Miami. Che film è, che film è? Adesso vado così, eh. Thank you.
Vabbè, vado via perché mi fanno arrabbiare oggi. Oggi sto lavorando di brutto, di brutto, di brutto. Vabbè, si è sfatta. Pensavo che era Mary Fisher, invece era una vecchia. Allora mi sono girata, poi ho fatto... Vabbè, devo andare perché questa qui vuole fare tutto, ma non sa fare niente. E mi sta veramente distruggendo la vita praticamente sbriciolata con queste piccole cose. Allora, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale. Ciao.